che gli svizzeri da domani sera chiudono i battenti e vanno in pensione. Beh, perché un po' è arrivato il momento di andare in pensione. Adolfo è andato in pensione, quindi anche noi dobbiamo andare in pensione. Buongiorno, noi l'abbiamo preso nell'81, agosto, primo agosto 81, primo agosto 2012 chiudiamo i battenti. Sono molti anni quindi. Sì, sono 31 anni che stiamo qui, però mio marito è dal 56 che è qui, che lavora qui in questo negozio. Perché questo nome svizzeri? Perché è fondato da una comunità svizzera. I proprietari anche delle mura sono svizzeri. Io mi ricordo. Sì, sì. Sì, certo, perché si sono tramandati da prima il bisnonno, poi il nonno del signor Giovanni, poi il signor Giovanni, poi l'abbiamo preso noi. Sì, 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 sì. Vomossi, sì, prima Balblan, poi qualche cognome è cambiato perché tradizione del... Sì, era giovane, caspita, ha lasciato la scuola per venire qui. La dose per fare le pizze, certo. Chi gliele dà ora? Che è ora, chi gliele dà che non c'è più rosolio di mandorla, rosolio di cannella? Perché lo facevamo solo noi, non si trova. Certo, certo, certo. Io ho un dolore così perché tu andiamo a prendere un oggetto. Ha ragione, sì, ha ragione. Però è arrivato il momento di andare in pensione. Che ho visto fuori un cartello che ringrazia il Giuseppe. Certo, certo, era doveroso, doveroso perché con noi i clienti sono stati tutti bravissimi. Noi, senza peccare di modestia, lo siamo stati. Abbiamo voluto tanto bene ai nostri clienti e loro hanno ricambiato. Quindi ecco, siamo. Lasciamo molto, sì, 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 dispiaciuti da una parte, però soddisfatti dall'altra, perché pensiamo di aver svolto un bel lavoro. C'erano forti legami. Molto, molto forti con i clienti, molto forti. Ora, c'è un affetto proprio. Come faremo qua del Piero? Ci incontreremo per il corso, a passeggio. Però vedo che ancora molti clienti entrano. Sì, sì, certo, per le ultime cose che ormai così, però anche per un saluto. Infatti stamani una signora gentilissima ci ha portato anche un vaso di fiori, guardi quanto il vicinato meraviglioso. Sabato ci hanno portato un altro mazzo di fiori, quindi sono commoventi i nostri clienti, veramente. Ok, grazie. Grazie. In questo negozio c'hanno dei prodotti che... Beh, un po' di nicchia, sì, perché dappertutto non si trovano. È per quello che, sì, abbiamo resistito anche tanto. Anche tanto. Per quello, sì. Anche. Va bene. Ringraziamo. Grazie. E buona pensione. Grazie. Arrivederci. Grazie.